Questo gioco richiede due volte l'aiuto del pubblico perché mi dovete aiutare a farlo e poi dobbiamo votare insieme la squadra che si aggiudica la manche. Vi ricordate quel gioco, visto che Pronte, amica mia? passiamo? No, Eh? dico, l'amica mia mi suggerisce qua, pronte. No, qua non ti può essere utile, perché vi ricordate quel gioco che facevamo da bambini? Parliamo di mezzi di trasporto, no? La macchina del capo ha un buco nella gomma. Ve la ricordate? Sì, Sì. faceva la macchina del capo ha un buco nella gomma. Cantatela con me. La macchina del capo ha un buco nella gomma. Più forte. La macchina ha un buco nella gomma, ripariamola col chewing gum. Ok? Ve la ricordate? Voi dovete dire ripariamola col chewing gum. Vi ricordate che poi pian piano che la filastrocca va avanti si sostituiscono le parole con i suoni. Quindi com'era? La m del m ha un ps nella m. Ricordate? Tre volte. È Squid Game questo No, qui. no! Se sbagliamo ci ammazzi. Fidati che sarà un bel momento di televisione. Tre volte, poi ripariamola col chewing gum. Quindi voi adesso dovete fare uno a testa una frase che vi sto per dire, mimandola con i suoni, ok? Vediamo chi è il più bravo a farla. Dovete farla tre volte e poi insieme tutti quanti diciamola. Ripariamola col chewing gum. C'è qualcuno che ha capito cosa sta succedendo? Ripariamola col chewing gum. Inizia Stefano Rapone. Ma io mi vergogno. È la vita. Tanto No, vabbè. non ti vede nessuno, siamo a Vabbè, tanto a quest'ora. quest'ora. La slitta di... Ratzinger. Tanto non mi vede nessuno. Tagliamo, tagliamo. La slitta di Babbo Natale ha una renna con la sciatica. Stefano Rapone. Qui devo dire, la... Domimare. Guarda, ti faccio la prova con Tommaso Fauro. Tommaso Pronti. Fauro, il cane della storia infinita ha un problema di vermi. Poretto. No, fai. Il woof del Never Ending Story. Ah, di Tre volte, tre volte. Vai, rifalla, rifalla. Tre volte. La woof del Never Ending Story. Di Il mi pagate un po' di più. The Never Ending Story. Di Ripariamolo col Col chewing gum. chewing gum. Esatto, avete capito tutti. Adesso Stefano Rapone inizia questa manche. La sua frase è: la slitta di Babbo Natale ha una renna con la sciatica. La slitta. La renna, scusami, la slitta di Babbo Natale ha una renna con la sciatica. La Non si sente. Che è la slitta. Di Babbo Natale. Di ho ho ho. Ha una renna. No, quel cavallo. Stesso sapore Come comunque. fa la renna? È stesso sapore, quindi IVA andava bene secondo A la sciatica. A. Ok. Seconda La volta. di ho 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 a i con a. Ok? Quindi la di ho 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 a un i con a. Ripariamola con chewing gum. Un applauso a Stefano Rapone. Edoardo Ferrario. Sì. Il monopattino di Greta ha un buco nell'ozono. Se scarico. Di bla bla bla, this is not possible, this is extra bla bla bla. Ha un buco. Buco. Si può fare, si può fare. Ho tre. Due. La devi rifare un'altra Ah, volta. ok, sì, la dovrei fare. Il scarico di assist bla 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 nel ho tre. Di un'altra volta. Il scarico di assist bla 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 nel ho tre. Ripariamola col chewing gum. Un applauso a Edoardo Ferrario. Martina Catuzzi. Vai. La scopa di Harry Potter ha la batteria a terra. Aspetta, La aspetta, aspetta. Ricordo ai concorrenti che siamo in televisione. Ok. La scopa di Harry Potter. La Ah, sì.
Vabbè, mo perché pensate male, ma una magari la soddisfazione di togliere la polvere da sotto il battiscopa. Ma infatti, ma vedi la mascolinità tu quando spazzi per terra. Io sono felice, capito? E tu fa, ah, sì. Perché è una liberazione, un momento di sì. catarsi. Quindi? La, ah, sì, di... Bidi bibodi bibù? No. Vabbè, è sempre cosa di magia. Ma no, ma che c'entra? Era Mary Poppins. Non ma... è Mary Poppins. No, Cenerentola. Chi era Bidi bibodi bibù? Chi era? Cenerentola era. E come fa Harry Potter? Non l'ho mai visto. Non lo so. Ah. Come fa Harry Potter? Me ne vado a Honolulu. Come? No, quella è la spada nella roccia. No, il mago Merlino è la spada nella roccia. No. Come fa? C'è una confusione. Allora, aspetta. Che infanzia hai avuto? La di... no, dammelo buono, io ma, non ho visto. Ma chi è? Ma, c'ha gli occhiali tipo Fauro. È diabolico quello, che no. Ha un... me la buoni, sì, sì. Gli occhiali. La saetta. Ah, la saetta. La... Questa è la saetta, tu se devi mimare una saetta fai così. No, dai. Se io dice, scusi, dove devi andare? Sei sempre dritto. Ma che è? Ha detto sempre dritto una saetta quella. Vabbè, la mia saetta, interpretazione. Vabbè, dai. La. Di... Ha un... Alla batteria a terra. La. La. Di. A. La. A. Seconda volta. La. Di. A. La. La. Perché sta... Io un po' mi sono eccitato prendo... adesso. Alla terza. Alla terza mi è arrivato qualcosa. Sedimenta, sedimentiamola. Di a la. Fatto tre. Ripariamola col Chewingham. Un applauso a Martina Caduzzi. E adesso l'ultimo. Luca Ravenna. Il tram di Trump. Il tram di Trump. All'autista che barrisce. Il tram? Il tram di Trump all'autista che barrisce. Il cicin 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 cicin. Di... Cicin 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 cicin. Ah? Cos'ha? L'autista? L'autista. L'autista? L'autista. Ma il tram non lo guida. Sei pure l'autista. Milanese. Il tram, l'autista. Ma è il casa tua. Vabbè, ha il... No, c'è che va, andiamo su. Sei un mandriano. È un mandriano. Ma se uno cambia canale adesso trova questa roba. No, tu... Se un turista mette in albergo e mette questa cosa degli italiani fanno... Ah, non ti vediamo! Fatti dell'Istat a questo punto, però... Vediamo la statistica di chi cambia canale. Ha il, l'autista che barrisce. Barrisce. Che vai. Quindi il di che no perché il gabibbo perché gli altri qua tutti rumoristi. Ultima volta il cicin cin di scegli 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 ah il dai andiamo ciao signora pim pim che ripariamola col Chewingham. E lui era Luca Ravenna. E adesso chiedo al pubblico di aiutarmi a scegliere la squadra che si aggiudica la manche. Chi vota per uno non vota per l'altro. Fatemi sentire l'applauso di chi vota per le sorelle Parodi. Fatemi sentire adesso l'applauso di chi vota per i Rapuzzi. Tommy, Tommaso. Chi è che ha urlato? Addirittura. Mi sembra evidente che c'è un vantaggio netto per i Rapuzzi. I Rapuzzi, un applauso ai Rapuzzi. Un applauso ai Rapuzzi. Vantaggio netto.